ritardo. Cara Angelina, quanto mi fa piacere ritrovarti dopo queste settimane che ti vedi in giro per gli in-store, un successo incredibile, bellissimo, sono proprio contenta per te, te lo meriti tutto. Senti, tu sei entrata ad Amici un po' in corsa, no? Sì. A novembre. Ecco, come hai deciso di presentarti ai provini di Amici? Come mai? Perché avevo bisogno di andare via, in realtà. Cioè, non perché avessi una brutta situazione nella mia vita, anzi, bellissimo tutto. Però avevo bisogno di qualcosa che mi facesse dire questo lo faccio per me, solo per me. Vado nel posto più lontano dalla mia comfort zone, perché comunque all'inizio pensare di anche solo di convivere con altre persone era una follia per come l'ho fatta io. Ho detto ok, faccio quello. Cioè, la cosa più difficile che mi viene in mente, provo a farla. E io perché sono fatta così? Forse era proprio quello che ti faceva più paura, perché in realtà tu avevi già una grande esperienza, no? Cioè hai vissuto, sei cresciuta proprio con la passione per la musica, eppure tu, proprio la tua entrata ad Amici in qualche modo ti metteva un po' paura. Sì. Era proprio questo, la convivenza principalmente? Sì, sì, era quello. Sembra strano, però era quello la mia paura principale e il motivo per cui in realtà non avevo provato a entrare neanche gli anni passati, perché comunque ci avevo pensato, però era quello che mi spaventava. Invece quest'anno mi sentivo pronta, anzi l'anno scorso mi sentivo pronta ad affrontarlo mentalmente e infatti ci sono riuscita. Ci sei riuscita e come? Perché insomma hai fatto un percorso lunghissimo che poi ti ha portato anche alla vittoria. Se c'è stato, qual è stato il momento più difficile? È stato prima dell'inizio del serale, subito prima. Mi ricordo proprio che avevamo iniziato a provare nello studio del serale e io avevo una paura folle di essere mangiata da quel palco, proprio tanto. La mia autostima è andata completamente via. E ho avuto tipo una settimana in cui... Ma c'è stato qualcosa che te l'ha fatto percepire oppure era proprio solo un problema tuo? Era solo un problema mio, cioè mi sono resa conto che quando cantavo non ero realmente lì, alle prove. Perché pensavo a come ero messa, a come stavo, perché avevo troppa poca autostima in quei giorni. E quindi ho vissuto male quel cambio di location. Però poi mi hanno aiutato in realtà i compagni in questo. E poi quando è iniziato il serale mi ha dato proprio la spinta. Ti hanno aiutato principalmente i tuoi compagni? Sì, sì, sì. Anche perché è difficile per me nascondere gli stati d'animo, cioè se sto male lo vedi da 3 chilometri che sto male, quindi era giusto così. Senti, invece il momento più bello, a parte la vittoria, perché insomma immagino che sia stato un momento molto bello, il momento più bello che hai vissuto all'interno di questa esperienza? Ce ne sono tantissimi di momenti belli, forse la prima volta che hanno cantato Voglia di Vivere i ragazzi nel pubblico, e la cantavano al posto mio. Quindi quello è stato assurdo. Non lo so, ci sono stati un paio di momenti bellissimi, ad esempio la volta che ho ascoltato per intero la produzione di Mani Vuote, finita, che era un soundcheck che stavamo facendo con Wax, e ce l'hanno mandata in studio, e la stavamo ascoltando così, e mi ricordo quel momento mi è rimasto proprio appiccicato. Ci sono dei momenti la prima volta che l'hai cantata proprio al piano, sì. No? Solo piano e voce, per cui insomma immagino quando è arrivata tutta l'orchestrazione. No, è difficile trovare il momento più bello perché ce ne sono davvero troppi. Non lo so. Senti, che cosa ti ha dato la scuola di Amici che prima non avevi? Allora, la scuola di Amici mi ha dato consapevolezza e... Allora, a livello tecnico mi ha dato un sacco, perché io prima non avevo mai studiato in realtà, quindi... Ecco, nessuno ci crederebbe, no, che tu non hai mai studiato, no. Ma tu effettivamente sei autodidatta, cioè tutto quello che fai, anche proprio la tua capacità nel suonare, no, gli strumenti, è qualcosa che tu hai studiato per conto tuo. Ecco. Sono sempre stata autodidatta e quindi all'inizio l'approccio anche con le lezioni di canto, con tutte queste cose, era difficile per me, cioè respiri male. Come respiro male? Come faccio? Come si fa? E adesso, a distanza di 6 mesi, quando canto, quando faccio degli eventi, sento che con la voce posso fare quello che voglio.
mi fido totalmente della mia voce, quindi questa è una cosa pazzesca che mi ha dato la scuola. E poi secondo me la scuola dei amici mi ha dato anche tanto a livello umano, in realtà il fatto di non nascondersi, di esporsi e di dire sempre e comunque quello che si pensa, perché al pubblico arriva solo la verità, non arriva nient'altro. E tu questo devo dire l'hai sempre fatto fin dall'inizio, eh? Sì, ci ho provato, sì. Senti, le amicizie più belle, perché tu hai legato veramente con tante persone, no? C'è stata un'amicizia bellissima con Federica, sì, con Wax. Ecco, quali sono le amicizie più importanti che vorresti veramente poter portare avanti nel tempo? Beh, sicuramente loro due, le sto già portando avanti come amicizie, perché è andato di fatto, quando ti affezioni a qualcuno hai bisogno di quella persona nella tua vita. È solo questione di integrare questo mondo col mondo esterno. Poi in questo periodo stiamo lavorando tutti tanto, certo, quindi è anche difficile, però è importante comunque mantenere una costanza, perché poi è facile allontanarsi. Questo mi fa paura. E mi manca un sacco Cricca. Hai capito che cosa ha fatto scattare proprio questa alchimia fra voi? No. Perché in realtà no, in realtà dire, ci pensa sempre, cioè siete in 20, siete 19, 20 ragazzi, però poi si creano delle dinamiche per cui ci sono proprio delle persone che sono più importanti per te, no? Forse la complicità, cioè il supporto, ti può dire ok, siamo insieme, qualsiasi cosa accada non ti preoccupare, ci sono, e viceversa. Questo è stato la base dei rapporti più belli che ho avuto qua dentro, anche con Cricca, con Ramon, con Samu. Cioè sono proprio rapporti che si basano solo sul supporto. Che voglio dire, detto, no? Cioè all'interno di un talent in cui c'è la competizione, è assurdo, effettivamente è qualcosa di speciale. Sì, è bello proprio quello. Senti, parlami un po' di Maria, il rapporto che hai avuto con Maria. Maria mi ha insegnato moltissime cose di me che facevo fatica a individuare. Invece lei è una persona che ti guarda e ti ha individuato totalmente, cioè ti scannerizza proprio. E quindi è difficile nascondere delle emozioni a lei, perché lei le capisce subito e non è mai, ed è sempre gentile. A me questa cosa fa impazzire, che spesso uno pensa come è professionale, come è brava, come gestisce bene le cose, invece la gentilezza di Maria è assurda ed è una cosa che mi ha sempre colpito. Però al di là di questo sono terribilmente grata a lei, perché sono sicura che tra di noi ci sia un bel rapporto. Credo che la stima sia anche un pochino reciproca. Chiaramente io la stimo sicuramente molto di più, però lo percepisco da parte sua, che vede qualcosa in me, anche umanamente, artisticamente è secondario. E quindi, visto che la stimo così tanto, mi fa pensare, allora valgo qualcosa, non so come dire, se lei ha investito tutto questo, certo, tempo. Certo, valora comunque la considerazione che tu, sì, hai di te stessa. Sì. Senti, parliamo un po' del passato, no? Tu sei figlia d'arte, perché insomma hai una mamma che è Laura Valente, che insomma, è una cantante, un'interprete meravigliosa, un papà Pino Mango, che insomma è stato veramente un faro nel panorama musicale. Eppure ti sei presentata ad amici come Angelina. Cioè io credo che tu abbia utilizzato il tuo cognome forse solo una volta in tutto il percorso, no? Come mai? Ma in realtà, dico la verità, io su Spotify o sulle piattaforme sono Angelina Mango, perché è sulla mia carta d'identità, quindi chi sei? Questo. Poi qua è stato abbastanza casuale, cioè ho pensato, tutti hanno un nome, è strano vedere persone che si presentano con nome e cognome, quindi è stato come stare in classe, non so come dire. Non c'è stata una scelta proprio di dire no, non parlo del mio cognome perché voglio staccarmi, perché non è mai stato così. Però io sono Angelina Mango, sono Nina, cioè dipende. Quindi secondo me affrontare questa cosa con più naturalezza possibile la fa anche capire alle persone e fa andare via tutti i pregiudizi che ci sono. Senti, tu hai detto che adesso questa tua popolarità ha aiutato anche tutte le persone che ti seguono a conoscere
insomma, due personaggi così importanti, no? Come mamma e papà. Ecco, che cosa ti dicono di Laura e di Pino? Le persone che comunque ti seguono oggi, che cosa hanno scoperto di loro che prima non conoscevano, perché insomma sono di un'altra generazione? Guarda, non lo so in realtà, perché forse la gente capisce che quando viene a parlarmi non parla solo con Angelina Mangola, cantante, ma parla con una ragazza di 22 anni che magari può soffrirci di qualcosa oppure può sentirsi in imbarazzo, e quindi molte persone hanno anche la delicatezza di farmelo capire con lo sguardo, che apprezzano, ma di non dirmi nulla. Quindi mi piace questa aura di non detto che c'è, però sono sicura che c'è molta stima, la sento. Senti Angelina, tu sei giovanissima, però hai avuto già, no, negli anni precedenti anche alla partecipazione ad Amici delle belle collaborazioni, no? Tu hai avuto una collaborazione con Tiziano Ferro, e dimmi che cosa ti è rimasta di quella collaborazione, quanto è stata importante per te? Beh, tantissimo, perché Tiziano ha dato valore alla musica. Proprio in senso pratico, cioè quello che lui ha fatto per me è stato prendere la mia canzone, portarla in studio e farla suonare con le mani da dei musicisti stratosferici, e quello è la base di tutto il progetto musicale di tutti, no? Partire dalle mani, e lui ha fatto questo, ha messo il pratico nel mio progetto più concettuale, e secondo me è stato un pochino come un muratore, ok? No, forse no, però ho capito, cioè, questa manualità, questa artigianalità, sì, no? Che comunque è fondamentale poi in tutte le arti, ed è stato fondamentale perché lui ha capito esattamente quello che volevo io e ci ha messo il cuore, e quindi quando una persona fa delle scelte solo perché si innamora di una canzone o di una persona, allora sono cose da cui bisogna soltanto imparare. E questo adesso è un metro, no, che tu usi per le collaborazioni che stai avendo e che avrai nel futuro? Beh, sicuramente sarà sempre quello il metro, l'amore e l'istinto, quello per forza. Senti Angelina, parliamo un po' di questo tour che stai facendo, insomma io ti seguo sui social. Sono veramente bagni di folla continui, no? Le persone che cantano le tue canzoni. Ecco, dimmi come stai gestendo questo momento di grande successo. Insomma, ci pensiamo domani, cioè oramai abbiamo superato 5 milioni di streaming, stiamo toccando, insomma, i 6 milioni. Che effetto ti fa proprio questo grande successo? Vedere tutte queste persone che sono lì e sono lì per te. In realtà mi mette proprio a mio agio, e non è un vanto, cioè non è... È proprio che fino a 6 mesi fa io facevo le cose, andavo in giro, ma mi sentivo sempre fuori luogo, non so spiegarlo perché. È come se questo fosse il luogo dove mi sento meglio, quindi anche se devo andare su un palco davanti a un sacco di gente oppure fare un in-store dove ci sono 1000 persone che stanno lì per te, non sto mai male, non ho l'ansia, mi sento a casa. Sei più felice, sì, di andare, è un po' come se andassi a una festa con un gruppo di amici. È come se il fatto che... è come se adesso le persone riconoscessero il mio ruolo nel mondo, che poi magari cambierà, e magari è inutile come ruolo, non lo so, sicuramente è inutile, però ce l'ho, capito? Sono questo. E lo sono sempre stata, quindi adesso semplicemente le persone mi conoscono e quindi mi sento più serena, perché non devo dirlo a nessuno. Comunque il tuo ruolo non è affatto inutile, no? Te lo dico così, tanto per conoscenza. Senti, tu sei molto seguita anche su Instagram, no? Che cosa ti piace comunicare attraverso i social? Gli outfit. Ah! Cioè la cosa più importante? Sì, sinceramente. Una battuta. No, a parte tutto, però no. ti piace curare... il look, a parte, cioè, mi ricordo, sì, che anche durante il serale ogni tanto mi dicevi, sì, questo, sì, l'ho studiato io. Sì, sì, perché penso sia importante.
Beh, secondo me è proprio tanto importante. Ma e perché poi tu sei una pop star, diciamolo. Tu sei una pop star. Boh, che ne so. Però sì, questo mi piace. Poi mi piace anche mostrare il lato più quotidiano di me, non lo so, più sereno, non studiato. Mi piace essere molto spontanea su social. Vabbè, per come poi sei stata nella vita, anche nel periodo, no? Nel lungo periodo di amici, insomma, non sei mai stata qualcun altro se non te stessa, sempre, in ogni momento. E senti, volevo idealmente provare a capire un po' quali sono le persone che tu frequenti, no? Perché effettivamente parlando, mamma e papà, che sono comunque insomma persone che hanno amato moltissimo la musica, tuo fratello è un batterista, il tuo fidanzato è un chitarrista, cioè c'è qualcuno nella cerchia dei tuoi amici che non ha nessun niente a che vedere con la musica, oppure non si può proprio entrare in rapporto con Angelina se non... Ci sono. C'è un'amica che studia psicologia. E... No, ne ho tanti in realtà. Però... Ci stavi pensando no, però, è che non mi va di elencarli tutti, però ci sono. Però devo dire che l'80% delle persone con cui lavoro, con cui vivo e la mia vita, sono matte. Ah sì, eh? Sì. Vabbè, perché evidentemente è una cosa che ti piace. Sì, secondo me sono attratta da questa mattitudine. Dai, diciamo la verità, anche tu sei un po' folle. Io sono fuori di combacco. E quindi è per quello. Ti piace? Sì, secondo me sì. Senti, io ti voglio riportare ancora un attimo al serale di amici, perché mi ha talmente colpito e commosso la lettera che ti ha scritto mamma. Proprio tanto. Cioè, sì. Tu hai pianto, ma devo dire che abbiamo pianto tutti noi davanti al televisore. Ecco, qual è la frase che più ti ha colpito di quella lettera? Le sue scuse, in realtà. Cioè, il fatto che una madre si scusi con una figlia è già strano, è assurdo. E poi il fatto che proprio lei si sia scusata con me non ha senso nella mia testa, perché io rifarei, se avessi dovuto scegliere una madre probabilmente avrei scelto lei, e quindi è stato veramente strano il fatto che lei si scusasse, però questo non fa altro che sottolineare la sua grandezza. Saper chiedere scusa è la prima cosa che mi hanno insegnato. Infatti io chiedo scusa, una volta ho chiesto scusa a un tavolino perché l'ho preso con il piede, giuro, sono passata, ho preso lo spigolo, scusa, poi ho detto no, aspetta, è un tavolo. Che bella mamma, ancora me lo ricordo, proprio durante la serata finale, l'ho vista proprio alla fine, che era nascosta, sì, forse sì. Non so nemmeno se tu sapevi che fosse presente il giorno della finale. So bello, che era qua nei paraggi, ma non... Bello, bello. Senti, c'è qualcosa del tuo futuro prossimo che puoi raccontarmi, oppure sei abbottonata perché ci sono progetti nuovi ma non si può dire nulla? Promo, tanta promo quest'estate. Mi giro tutta l'Italia, già l'ho girata, la rigirerò più volte. Sono una bellissima trottola che gira per l'Italia. Anche perché, diciamo la verità, insomma, i tuoi singoli sono proprio delle mine, no? Come si suol dire oggi. E quindi insomma il pubblico ha voglia di sentirle e come dire di poterci accompagnare per tutta l'estate. Sì. Cara Angelina, è arrivato il momento del dimmi di più. Sono 6 domande veloci che io faccio a tutti i ragazzi. Okay. Cominciamo subito. Featuring dei tuoi sogni. Cioè, vola alto, con chi vorresti fare il duetto della vita? Bruno Mars. Oh, brava. Giustamente, sogniamo in grande. Lo so. Senti, hai qualche strana abitudine che non conosce nessuno, ma che conoscono solo le persone che sono tanto tanto vicine a te? Qualcosa di curioso che fai? Strana abitudine... Di curioso, non lo so, i pantaloni tendenzialmente non li chiudo, ma li giro sempre. Cioè? Qui, adesso questi no, perché sono... Ah, cioè fai praticamente la cinta, la giri, invece di girare il risvolto... Giro i pantaloni. Come mai? Non lo so. Proprio una cosa di solito si fa se sono magari lunghi, mi scrivo, no? Sempre sulle mani, infatti ci sono sempre segni. Ecco, ma mi spieghi che cosa ti scrivi? Io me lo domandavo anche durante Amici, ogni tanto vedevo delle macchie e non capivo che cosa fosse. No, mi scrivevo delle frasi di testi, perché se non me li scrivo va male. Ah,
Cioè le tue barre quando tu le scrivi. Ma in realtà io per tutto il serale mi sono scritta una canzone di Elisa che non ho mai cantato in realtà. Però io me la scrivevo sempre perché l'avevo scritta la prima volta. Cioè, vabbè, la riscrivo. Ah, quindi sei un po' scaramantica. Cioè poi non mi servono, non ho mai letto dalle braccia. Però qualcosa mi devo scrivere. Quello sì, quello lo faccio. Senti, una cosa che piace a tutti ma non a te. I fuochi d'artificio. Non ti piacciono? Ieri sera ho pensato a questa cosa. No, c'erano i fuochi ieri sera e tutti erano esaltati per questi fuochi. Io no, sinceramente non. Troppo rumorosi? Sì, meno. E poi non finiscono mai, non si capisce mai quando arrivano alla fine. Non mi piacciono particolarmente e mi dispiace di questo. Qual è la tua più grande paura e come fai per superarla, Angelina? La mia più grande paura... sabotarmi da sola, trovare il problema e andarci dentro anche quando non ce ne sono. Come la supero? La ignoro. Io ho imparato ad ignorare alcune cose, magari sbagliato, però per il momento funziona, quindi... Se funziona, perché cambiare? Esatto. Senti, sei su un'isola deserta e puoi portare con te solo tre cose, cosa scegli? Allora, uno spazzolino. Vedi, giustamente. Un coltello. Ah, per... per... no, ecco. No, sì, perché magari devi pescare cose, piuttosto per, che... non insomma, lo so, per sopravvivere, sì. Può servire. E... un po' Lara Croft, diciamo. Sì. Non lo so, non lo so. Uno sfizio, qualcosa di... uno sfizio, qualcosa proprio che di cui non puoi fare a meno, che ne so... No, mi porterei una canoa, probabilmente. Una canoa? Un pedalò. Un pedalò? Senti, però sei molto pragmatica, diciamo. Bear Grylls. Senti, Angelina, il potere di cambiare una cosa nel mondo che non ti piace. Cosa cambieresti? So che so, magari ce ne sarebbero tante, però se potessi dirne una. Beh, i pregiudizi. Dai pregiudizi nasce l'odio, nasce la discriminazione e nascono gli eritemi mentre soltanto dico queste cose. Questo. Assolutamente. Angelina, che cosa vuoi? Chi vorrai essere fra 10 anni? Se tu pensi a te fra 10 anni, come ti vedi? Mi vedo sempre in uno studio di registrazione a scrivere. Però avrò la nei miei sogni avrò la possibilità di avere vari studi di registrazione nel mondo e inseguire l'estate girando il mondo e avendo sempre la mia casa d'estate sempre. Perché tu devi vivere al caldo. Sì, sinceramente il freddo non lo capisco molto. Quindi girare per il mondo e avere la mia vita in tanti posti. E con chi? Con chi amo, con chi mi amo. Io amo sempre, poi bisogna vedere se le persone mi seguono perché sono un po' male. E noi amiamo te, grazie. Grazie a te, grazie.